Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Ben ritrovati. Siamo sulle rive di un lago che con la fantasia ci riporta al lago di Tiberiade. Veniva chiamato mare, è un lago abbastanza grande. Gesù era sceso da Nazareth e nei villaggi attorno al lago aveva iniziato la sua attività di profeta, di soccorritore del dolore, della sofferenza delle persone, e anche liberava dal demonio. Ecco, Marco ci tiene a dire che la giornata di Gesù è stata molto intensa, molto molto intensa, e in un certo modo questa giornata si sta compiendo, si sta concludendo. Gesù aveva curato una persona con la mano inaridita, un paralizzato, aveva chiamato discepoli, aveva insegnato e tanta gente gli andava dietro, ma soprattutto una giornata di grandi emozioni, perché i suoi parenti e persino la sua mamma vengono a riportarlo a casa. Ma come? Tu sei stato sempre così corretto, sempre così casalingo, diciamo in qualche modo. Ti sei messo a predicare, a fare miracoli, tutta la gente in subbuglio, sei diventato una persona pubblica, ma non è il nostro stile, la nostra famiglia, tutti noi siamo persone di grande riserbo, torna a casa. Voi immaginate Gesù quando risponde: «Ma la mia famiglia non mi basta, io ho davanti da costruire una famiglia più grande, anzi chi ascolta la mia parola mi è madre, mi è fratello, mi è sorella». Ma questo è niente. In quella giornata Gesù deve ricevere addirittura la delegazione, io direi i commissari che vengono da Gerusalemme, che contestano Gesù e dicono: «No, no, non è fuori di testa, lui è sotto la potenza di Beelzebul, il principe dei demoni». Beelzebul significa il signore delle dimore. Quindi i miracoli che fa li fa d'intesa con Beelzebul, e Gesù con un sillogismo molto semplice dice: «Ah, io scacci i demoni in nome di Beelzebul, ah, allora il suo regno è finito, perché quando un regno è diviso in se stesso, allora non sta più in piedi, crolla». Comunque, a un certo punto in questa giornata Gesù, chissà, forse guardando i campi attorno a lui, guardando gli uccellini, guardando gli arbusti che crescono, ha raccontato parabole per spiegare il regno di Dio, e dice agli ascoltatori: «Guardate che il regno di Dio lo vedete in concreto attorno a voi, è paragonabile a quello che accade. Pensate», dice, «al chicco di frumento, cade per terra, c'è un seminatore che lo getta con forza, fiducioso nella potenza del seme, fiducioso anche nel terreno, anche se il terreno è molto sassoso. Quel chicco di grano muore in terra, ma poi nasce. E con la forza di che? Il contadino neppure lo sa,
che dorma o che vegli di giorno o di notte, quel seme germoglia e cresce. Così il regno di Dio. Poi vede magari un grande cespuglio di senape, di per sé il seme della senape è proprio forse il più piccolo dei semi, eppure cresce. E c'è quasi una sproporzione che Gesù evidenzia. Sì, il regno di Dio non ha apparenza, ma quanti frutti che porta. Una giornata piena allora quella di Gesù. Allora chiede agli amici di preparargli una barca. Attorno c'è tanta folla, perché lui quando parla di Dio incanta. Un Dio che è papà, che ti vuole bene, che ti soccorre nelle tue disperazioni, anche se a volte ti fa aspettare, però ti soccorre. Allora prendono Gesù sulla barca e si incamminano attraverso il lago. Questa barchetta scivola tranquilla, ormai si fa sera, le nubi cominciano un po' ad addensarsi, il sole ormai sta tramontando, è sera. Permettetemi una piccola digressione. Forse vi ritroverete tutti in questa digressione, la sera, quando chiudi la giornata. Dite la verità, che a volte siamo un po' spaesati, perché abbiamo fatto tante cose, una diversa dall'altra, ci sembra quasi di non aver fatto niente, di non aver concluso, di non avere, come posso dire, dominato la situazione, ecco. E questo fa soffrire, è un po' come se la collana che qualcuno porta al collo si rompesse il filo e i grani cadono per terra, si sparpagliano. Ecco, i discepoli in quel momento forse fanno questa esperienza, ma prendono Gesù sulla loro barca, lo guardano, Gesù che si distende per dormire e sono sereni. Mi piace tanto leggere a Compieta alcuni salmi dove si parla proprio di come si addormenta sereno colui che guarda il Signore. Volgi, Signore, il tuo sguardo su di me, fallo brillare e col tuo sguardo, guardando te, non mi ripiego più su me stesso. Mi succede una cosa bella, guardo te. Ma cosa succede durante la traversata? A un certo punto le nubi si sono condensate, soffia un forte vento, le onde crescono continuamente e la barca comincia a faticare ad avanzare. Tenete presente che i discepoli erano esperti conoscitori del lago, delle correnti del lago, esperti anche come si domina una barca sottoposta così alle forze della natura, ma dice il Vangelo che le onde ricoprivano la barca, si riempiva di acqua. Io immagino, il testo me lo lascia supporre, che i discepoli avranno dei secchi, avranno cominciato a buttare fuori l'acqua, si saranno dati da fare nel modo più, anche più spaventato. A un certo punto però non ce la fanno. E qui c'è l'imbarazzo dei discepoli. Perché imbarazzo? L'imbarazzo di svegliare il Signore. Ma non solo, attenti bene, perché lo svegliano, lo importunano, ma perché devono ammettere, ecco l'imbarazzo, devono ammettere che da soli non ce la possono fare. Andare a svegliare il Signore, questa operazione semplicissima, significa, per così dire, una resa. Signore, noi non siamo capaci, devi fare tu. Ed è forte anche sentire con che grinta parlano a Gesù. Signore, ma a te non ti importa che noi moriamo? Non te ne importa? Dite la verità, che qualche volta, in qualche momento, anche voi vi siete rivolti al Signore con una preghiera aggressiva, arrabbiata quasi. Signore, ma tu senti? Ma tu ascolti? Ma non vedi? Ecco, Gesù si sveglia. Tenete presente che Marco
l'abbiamo detto varie volte, l'Evangelista Marco ci racconta gli episodi della vita di Gesù alla luce della Pasqua, quindi già la traversata di per sé al lettore di Marco dell'antichità evocava sicuramente l'Esodo, la Pasqua ebraica. Poi questo Gesù che dorme, sapete, il dormire è la mimesi della morte, e quindi la Pasqua di Gesù nella Pasqua del popolo di Israele. Quindi è un messaggio subliminale, eh? Quindi qui non siamo, non è una gita su, in barca sul lago, qui è un fatto drammatico. E allora, adesso, se dovessi scegliere delle immagini, nella storia dell'arte ce ne sono tantissime, si potrebbe scegliere due tipologie di immagini. La prima tipologia potrebbe essere quella di un Gesù forte, che si alza in piedi risvegliato, spalanca le braccia e grida al mare, alle onde, taci, e il mare si placa, viene una grande bonaccia. È Gesù forte, è Gesù come Dio che cammina sulla tempesta, dice la Bibbia. Ma c'è anche l'altra tipologia, un Gesù che sta sul cuscino e dorme. E quindi un Gesù umanissimo che, come noi, prova la stanchezza. È stata una giornataccia per lui. Ma pensate all'incontro con la madre, che emozione, che batticuore. Pensate l'inchiesta dei suoi superiori, sono venuti da Gerusalemme. Ecco, allora mi verrebbe da dire, voi che immagine scegliete? Vi piace l'immagine di Gesù, Pantocrator, che si alza in piedi e comanda il mare, comanda le onde, placa la tempesta? Certo, Gesù è questo, ma Gesù è anche quello che sta sdraiato sulla barca, che sembra simulare la morte. E poi c'è un'ultima battuta che devo dire. Gli apostoli, i discepoli, si avvicinano e dice il Vangelo che lo risvegliano. È il verbo pari pari della resurrezione, della Pasqua. E sembrerebbe paradossalmente che sono loro a risorgere Gesù. No, a risorgere Gesù è lo Spirito di Dio, è il Padre, ma però l'Evangelista vuol dirci che la resurrezione di Gesù è un atto di amore, un atto di misericordia. Gesù corrisponde a quel grido, dà risposta a quel grido. Signore, non ti importa che noi moriamo. Svegliati, rialzati, risorgi. E allora il discepolo sulla barca capisce, ma è il lettore, forse i discepoli di allora, non so se hanno capito, che la vicenda della Pasqua, della resurrezione di Gesù, è nella tua vita. Tu grida. La resurrezione è effetto dell'amore di Gesù che ascolti il grido. Questa settimana allora provate a pensare com'è la vostra preghiera, come vi rivolgete al Signore, e soprattutto starei per dire: non abbiate paura a gridare, fatelo risorgere. Ciao, buona settimana.